Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video giornaliero, un video molto semplice in facecam perché voglio parlarvi di un argomento che nella giornata di ieri ha scaldato gli animi di tantissimi giocatori Pokémon. Innanzitutto lasciate perdere il letto qua dietro che è sfatto, sono le 10:55 di mattina, non ho voglia di rifarlo e quindi sti gran cazzi. In ogni caso, nella giornata di ieri è apparso su Amazon il pre-order di un certo Pokémon Stars per Nintendo Switch che nessuno aveva mai sentito. Trovo sinceramente assurdo che il prossimo gioco Pokémon andrà veramente a chiamarsi Pokémon Stars per il semplice fatto che annunciare il nome ufficiale del gioco in questo momento andrebbe a oscurare terribilmente Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Dunque penso che fino ad adesso ci siamo tutti sbagliati. Pokémon Stars non era il nome in codice di Ultrasole e Ultraluna, bensì quello del prossimo titolo per Switch, dei prossimi titoli per Switch. Dobbiamo fare una piccola distinzione però, e il video si baserà sul fatto di vedere che tipo di gioco sarà questo. Pensandoci bene però, in effetti i leak di Pokémon Stars parlavano di un sequel di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna per Nintendo Switch e non di un gioco in un'altra dimensione su 3DS, quindi è molto probabile che queste parole siano state fraintese, che in realtà per sequel di Ultrasole e Ultraluna... Di conseguenza ho come l'impressione che siano state fraintese le parole. Per sequel non si intendeva una roba in stile Pokémon Nero 2 e Bianco 2, ma si intendeva un'altra generazione, in questo caso l'ottava. Quindi penso che questo fantomatico Pokémon Stars, che per il momento non sappiamo ancora esattamente che cosa sia, né tantomeno il suo nome ufficiale, perché Stars è sicuramente un nome in codice, almeno per come la vedo io, sarà probabilmente un titolo di ottava generazione. Non ne posso più. Ma io oggi non sono qua per parlarvi del fatto che sia stato annunciato o no, o di robe del genere. Volevo soffermarmi su una cosa molto 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 più importante, molto, se vogliamo, più grave o più positiva, dipende un po' dai punti di vista, ossia il prezzo. Sono 70 sterline, praticamente 80 euro e mezzo possiamo dire. Guardate che non è poco, così tanti soldi, sono un bordello. E questa potrebbe essere una particolarissima nuova strategia di marketing di Nintendo, che potrebbe, secondo mio parere, portare a un cambiamento generale del brand Pokémon. Ora, se noi ipotizziamo che Stars si tratti dell'ottava generazione Pokémon, come io credo, mi sembra abbastanza strano che si venga a pagare un gioco del genere 85 euro. Considerate che in teoria dovrebbero essere due i titoli se si mantiene il solito trend di Nintendo. E quindi andremo a spendere quanti soldi? 170 euro per avere due copie e quindi per avere un'esperienza di gioco completa. No signore, non funzionerà così a sto punto, perché se costa davvero così tanto il gioco, allora probabilmente sarà un unico titolo di ottava generazione. Con questo cosa voglio dire? In un video di qualche tempo fa avevo detto che Nintendo con Switch e con i nuovi giochi, col nuovo gioco per Pokémon della serie principale su Switch, si sarebbe avvicinata in un qualche modo a Sony e a Microsoft in generale per la qualità grafica o comunque per l'esperienza di gioco in sostanza. Ma ragazzi, fermiamoci un attimo a ragionare. Pokémon Stars, o almeno quello che c'è su Amazon, costa all'incirca 85 euro. Non ho fatto il cambio sul sito dalla valuta sterlina euro, però dovremmo essere lì all'incirca. Switch è una console fissa, che può diventare anche portatile, ma comunque fissa, con una qualità grafica molto più alta rispetto a quella del 3DS e in grado di reggere giochi ben più pesanti. È dunque possibile, secondo voi, che Nintendo stia cercando di avvicinarsi a Sony e a Microsoft anche per gestione dei titoli? Mi spiego meglio. È possibile che Stars diventi, o comunque insomma, il gioco di ottava generazione, chiamatelo come volete, chiamatelo Giuseppe, chiamatelo, è possibile che questo gioco possa in un qualche modo diventare una sorta di unico titolo di ottava generazione con un online a pagamento, visto che sappiamo già che su Switch ci sarà? E di conseguenza potrebbe Nintendo abbandonare la sua politica di pubblicare due titoli al costo di 50 euro l'uno, ma pubblicarne uno solo con l'intera esperienza di gioco al suo interno, che costa molto di più
di un singolo titolo, ma meno di due titoli messi assieme, un po' tipo FIFA o Call of Duty in sostanza. Non sto parlando di giochi di un altro mondo, sto parlando dei più importanti probabilmente sulla scena videoludica universale. Non so, io ho come la sensazione che Nintendo si stia cercando di muovere dopo Ultra Sole e Ultra Luna verso queste tendenze a creare un unico titolo con un prezzo più alto ma con un'esperienza di gioco completa e andando magari a ledere un pochino anche l'interrelazione tra i giocatori. Sappiamo, no, che prima per completare il Pokédex di Kanto bisognava andare a scambiare tutti i Pokémon. Adesso con i vari cheat, Pikapex e robe del genere, ognuno c'ha i suoi Pokémon ovunque. E forse a Nintendo questa cosa non piace troppo, perché l'idea era quella di fare soldi. Ma siccome un giocatore per finire il gioco ora non ha più bisogno della copia complementare, ma gli basta andare a cercare dei codici su internet o scaricare dei programmi, a sto punto Nintendo potrebbe aver pensato di creare un unico gioco, un unico titolo, acquistabile ad un prezzo molto più alto, con magari, attenzione qua la sparo, più salvataggi al suo interno, potrebbe darsi a sto punto. E nulla, penso che Nintendo si stia muovendo proprio in questa direzione e non so ancora se ne sarei contento o no. Probabilmente per alcuni aspetti sì, probabilmente per alcuni aspetti no, magari ci farò anche un video sopra. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, se siete d'accordo con quello che ho detto oppure se non lo siete. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Passate ai social in descrizione e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.